Noduli sospetti al pancreas, ma la risonanza magnetica non è possibile farla. Lo denuncia Katia Marini, colf di 52 anni, residente a Lucrezia di Cartoceto, alla quale è stata diagnosticata la presenza di noduli sospetti al pancreas. La donna racconta di essere molto provata da quando è stata colta da dolori lancinanti e insopportabili all'addome. Il medico le ha prescritto vari accertamenti, ma, sottolinea la donna, non era possibile farli in tempi ragionevoli, giacché al CUP non le davano una data. Ho cominciato a sentirmi male diversi mesi fa, praticamente. Da lì ho cominciato ad andare dal mio medico curante e lui mi disse di fare determinate visite e lì ho incominciato un po' tutta la prassi. Praticamente mi aveva prescritto una risonanza magnetica, mi aveva prescritto una ecografia addominale, mi aveva prescritto una gastroscopia e da lì, tornando a casa, praticamente mi sono messa al telefono, ho cominciato a chiamare il CUP. Risposte due di picche, in poche parole, perché i tempi d'attesa erano veramente allucinanti. Premetto che comunque le impegnative fatte erano in tempi brevissimi, quindi massimo 10 giorni, quindi in tempi molto molto brevi. In poche parole, io avevo bisogno urgentemente di fare queste visite. Cosa ho fatto? Mi sono rivolta a cliniche private. Intanto la situazione peggiorava e al culmine dell'ennesima crisi di dolore, Katia Marini è stata ricoverata d'urgenza al Santa Croce di Fano. Katia Marini si ritiene comunque fortunata perché grazie a quel ricovero ha potuto fare tutti gli accertamenti prescritti in tempi rapidi. Mi hanno ricoverato in gastroenterologia e da lì sono incominciati tutti gli accertamenti che praticamente avrei dovuto fare esternamente tramite ospedale. Il problema è che adesso mi ritrovo stata dimessa, dovrò continuare a fare le visite praticamente. Alla dimissione mi è stato prescritto una risonanza magnetica con e senza contrasto da fare entro 3 mesi, non oltre 3 mesi. Quindi torno a casa, richiamo di nuovo il CUP mi risponde che i tempi sono lunghissimi, quindi se ne parlava ottobre, novembre, dicembre, anche inoltrato. Io, quello che mi hanno trovato in ospedale praticamente erano e sono comunque dei noduli sospetti e in più un pancreas abbastanza ingrossato. La donna ricontatta il CUP, ma le date entro 3 mesi non ci sono, avendo una impegnativa di primo accesso codice D. Quindi poi non finisce con la risonanza, perché nel frattempo mi sono dovuta prenotare anche una colonoscopia. Anche lì mi sono dovuta mettere in lista d'attesa perché non ci sono i posti. Quindi non mi sono scoraggiata, anche perché comunque i tempi non sono brevissimo, non è una cosa che devo fare urgentemente, però nel frattempo comunque ho dovuto aspettare e mettermi in lista, sperando che mi chiamino il prima possibile. Infine la donna rivolge un appello alle istituzioni. Di trovare comunque il prima possibile la giusta soluzione a nome mio e a nome di tutte quelle persone che sono mesi, mesi, mesi che aspettano comunque di essere visitati. E il pensiero soprattutto va a tutte quelle persone che non possono permettersi di pagare comunque tutte queste visite. Non è giusto, la sanità ci deve dare il modo di curarci, comunque sia, non che uno va in ospedale e devi aspettare un anno prima di farti vedere. Non esiste, così non funziona, altrimenti veramente prima o poi succederà una gran rivolta, che sarebbe la cosa più giusta che ci possa essere dal mio punto di vista. Quindi speriamo che sia la volta giusta. Ripeto, io non è che sto qua per fare polemica, ma dire soltanto quello che ci spetta di diritto, perché è una cosa che ci spetta di diritto.